Automatic Linker Interface, low cost e di facile personalizzazione. Tutto è accessibile attraverso una comodissima interfaccia remota, perfetto, si accende anche la lampadina, quindi siamo pronti, vabbè, se scopre, tranquilli. Tanto il responsabile oggi della sala sono io. Dicevo che comunque tutto è accessibile tramite una comoda interfaccia in HTML5. Questo progetto è già stato presentato al Linux Day 2014, ma in quell'occasione Gianni ebbe solamente 10 minuti per parlare. E poi tra l'altro il progetto era nelle fasi iniziali, oggi si ripropone a noi per presentare degli importanti aggiornamenti e come vi dicevo questo è un lavoro molto interessante e sono sicuro che attiverà anche la vostra attenzione. Già. Sì. Abbiamo questi due. Ah, ok, perfetto. Allora, il problema principale è che oltre al fatto che essendo in fase molto grigia è abbastanza pericoloso anche avvicinarsi perché ci sono ad alta tensione scoperti. E il problema è che prima non so se avete visto che cambiamo avanti e indietro perché non avevo la connessione Wi-Fi e quindi se stiamo utilizzando Wi-Fi non riuscivo a collegare vari elementi. Probabilmente sembra che funzioni, no? Quindi lui era un po' datato. Allora, Alfred, diciamo che come ho iniziato Linux, devo iniziare con una spezzone di un film, penso a più molto noto. Praticamente questo è il film Iron Man, non si sente, si sente la voce di Jarvis, che è l'impianto domotico, il maggiordomo di Tony Stark, che diceva la temperatura, il tipo di onde che ci stavano sulla costa pacifica, eccetera. Qui praticamente si vede che a un certo punto questa ragazza che stava a casa di Tony Stark inizia a camminare e a un certo punto si avvicina a un'interfaccia. Praticamente questo qui è Jarvis, un sistema altamente tecnologico con l'intelligenza artificiale che controlla una casa intera e varie attività. Però c'è anche un altro pezzo di un'ispezione di un altro film. E quindi qui vediamo la figura ideale di maggiordomo, cioè quella persona che ci sta sempre vicino, ci aiuta sempre, anche nel momento dell'emergenza, non si fa prendere da preoccupazioni, ansie, nulla, e salva, in questo caso Batman. E allora vediamo un po' cosa è Alfred, da cui poi si ispira il nome del maggiordomo di Batman. In effetti Alfred è un acronimo e sta per Automatic Linker for Remote Electrical Devices. Ciò cosa significa? Cioè un collegatore automatico per dispositivi elettrici. Questa idea è stata fatta per un contest l'estate scorsa negli Stati Uniti organizzato da CircuitCell e Ren Elector in sponsorizzazione con la Wiznet. E l'idea appunto su questo contest era quella di proporre di fare un'applicazione di Internet of Things che però sia molto semplificata lato utente, cioè una persona che vuole costruire ad esempio un impianto domotico possa in una decina di minuti installare l'intera casa senza avere nessuna conoscenza di informatica o di sistemistica o di impianti elettrici. Vediamo un po', allora è un sistema componibile per la domotica, cioè si monta stile costruzioni. È low cost, ogni parte di questo sistema diciamo è stato studiato appositamente per essere il più economico possibile. Come dicevo prima, adesso abbiamo delle antenne Wi-Fi, ma se stavate da Linux Day avevo delle antenne XB. La differenza è che le XB costano 25 euro l'una,
queste qui wifi stanno a $2, quindi abbiamo avuto un ammortamento del costo. Deve essere low power perché giustamente stando attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutto l'anno praticamente, diciamo dobbiamo vedere molto bene il lato green del prodotto. Deve essere facile da configurare, quindi deve essere implementato per gli utenti, qualsiasi tipologia di utente, l'utente avanzato dall'utente che non ha mai visto neanche un computer. Deve essere soprattutto facile da costruire, cioè ci sono pochi componenti che messi insieme creano questo sistema. Allora, tutto questo si trova in Appen. Appen in effetti che cos'è? È un collegatore che prende quindi, ad esempio, lampadine, come qui, degli switch, ad esempio posso fare una ciabatta, collegarci delle prese, automaticamente lui li accende e le spegne, in remoto possiamo starci dei timer, non so, tantissime cose che si possono implementare, o addirittura aggiungerci dei sensori, ad esempio delle stazioni meteo, dei sensori di presenza. In questo caso qui ho messo la fotografia dell'Open Weather Station del Nano, quella che abbiamo fatto all'Hackathon sugli Open Data. Quindi nel senso, può pensare di costruire un oggetto e collegarlo con Apple sulle sue librerie. Poi possiamo pensare in maniera più avanzata di integrarci delle applicazioni su questo sistema. Quindi utilizzare ad esempio Telegram, client mail, automaticamente lui ci può comunicare questo tipo di cose. Oppure, in maniera molto furba, utilizzare Alfred come piovra per collegare altri protocolli di comunicazione, come ad esempio X10, che è un altro protocollo open source che si basa sopra la comunicazione via rete elettrica. E quindi vedete, una persona che magari ha già questo tipo di impianto può pensare di collegarci Alfred sopra e utilizzare un sistema più avanzato rispetto a quello offerto da X10 e poi ampliarlo con altre parti che sono differenti, gli altri protocolli ad esempio. Questo è un altro video che ci può far pensare cosa si potrebbe realizzare con un sistema del genere, in maniera molto maker. Praticamente queste qui sono le case con le mie tipiche americane ad inizio. Naturalmente è abbastanza banale, ma c'è una luce al tempo per un sistema di questo tipo. Naturalmente ogni parte è un dispositivo che Alfred controlla, sa quando lo deve accendere, lo attiva. Andiamo avanti. Allora, vediamo un po'. Allora, come funziona Alfred come sistema? Abbiamo una centralina che di solito chiamerò o Alfred proprio, o Alfred Pure, che rende il pure la parte centrale. Questa centralina si collega con dei dispositivi che si chiamano devices, quindi questi device possono un'altra parte che è di controls, cioè tutto quello che serve all'uomo o ad altre macchine per controllare Alfred. Allora, i devices abbiamo gli switches, cioè praticamente dei semplici interruttori, e dei sensors, cioè dei sensori. In contrast abbiamo Robin, che è diciamo l'interfaccia grafica che utilizza Alfred per comunicare con l'uomo, e Voice, che è il controllore moto vocale. Possiamo quindi immaginare di dividere questo sistema in due parti, uno che sia il mondo e un altro che sia il locale. Cioè praticamente abbiamo una rete locale che contiene tutti i device, comandata da Alfred, e poi abbiamo praticamente l'intero mondo che può accedere ad Alfred. Allora, vediamo come è fatto l'Alfred Core. Qui già ci sono delle specifiche differenti rispetto a Linux Day, non so chi ci stava, forse ovviamente nessuno. Praticamente è diventato multipiattaforma, non è più fissato a un solo tipo di board. Raspberry, io utilizzo Arietta G25, però ad esempio Raspberry o un computer qualunque. Basta avere questi requisiti di sistema: avere un interprete Python, avere un server MySQL e avere le librerie Tornado dalla 2 in poi, attualmente sono dalla 2.4. E il target di sviluppo mio, cioè su cui ho fatto riferimento, è Arietta G25. Arietta G25 è utilizzata semplicemente perché è attualmente una delle board Linux più low power mai create.
consuma soltanto 420 mW circa, a pieno regime, cioè 1200% con download in Wi-Fi. Quindi diciamo, rispetto a una Raspberry Pi B Plus che se non sbaglio consuma cosa tipo 4 watt, è molto meglio. Vediamo un po', allora, cosa fa il core? Gestisce le comunicazioni con i device, cioè permette dalla sua centralina di dire a un device cosa fare. Poi contiene il database di tutti i device, quindi lui sa in ogni momento quali sono i device collegati, quali sono gli scollegati. Permette di vedere, poi di creare le interfacce grafiche dinamiche per poter lavorare su quei device e gestisce la comunicazione con il mondo esterno, quindi contiene Robin e in futuro Voice. E poi puoi seguire le applicazioni, quindi ovviamente posso pensare di farci seguire Telegram sopra un client Telegram e mandare SMS su Telegram e poi prendere delle risposte dalla centralina. Vediamo come funzionano i devices. Allora, i requisiti dei device, che pure già Linux Day io parlo soltanto di Arduino, attualmente invece si stanno spostando molto su un Arduino Basic qualunque e un Bed Enable, e attualmente qui è soltanto quelli con Bed. Quindi deve essere Arduino Basic Bed Enable, quindi ad esempio la Nucleo potrebbe essere, oppure la KLZ21, quella della Fisky, oppure un Arduino Basic, ad esempio un Arduino 1 2009. Naturalmente un Arduino consuma di più rispetto a un Nucleo L152, quindi sarebbe meglio il target embedded. Poi deve avere una connessione Wi-Fi sia come client, quindi rende per collegarsi, quindi fare join a una rete Wi-Fi, sia praticamente essere un host, quindi creare un hotspot, e questo serve poi dopo per il collegamento in automatico. Poi deve avere dei ping di output, naturalmente, perché se non sarebbe inutile come dispositivo. In futuro switch e sensor saranno uniti insieme, saranno soltanto device. Questo probabilmente avverrà a maggio come fusione. Attualmente è più comodo lavorare su due sezioni separate. Naturalmente tutto ciò che sto dicendo è tutto in fase di sviluppo come lavoro. Vediamo invece l'ALI. L'ALI praticamente è l'Automatic Linker Interface, cioè quello che praticamente permette effettivamente di collegare. Allora, ci fornisce le modalità di operazione che l'utente deve fare per poter collegare un dispositivo qualunque ad Alfred. E poi dà anche le librerie di connessione device Alfred. In questo momento lo sviluppo principale è rivolto verso WebSocket, cioè praticamente ogni device è un client WebSocket e si collega a un server che è contenuto nell'Alfred Core. Questo qui è un concept, attualmente non ancora realizzato, di come far collegare in maniera automatica, con delle modalità che adesso vedremo, un dispositivo qualunque al nostro Alfred Core. Allora, se premiamo un pulsante su questo dispositivo per 5 secondi e automaticamente sul mio computer, tablet, smartphone, quello che voglio che si colleghi ad internet, nelle impostazioni Wi-Fi cerco questa rete, New Device. Mi collego e col browser andrò tramite Bonjour o Zero Config su device.local. Quindi attualmente non ho installato niente sul mio tablet, sul mio computer. Basta che vado facendo col browser su device.local. Se mi uscirà un elenco di reti Wi-Fi, seleziono la mia, quella che utilizzo a casa, e inserisco la password. Automaticamente la rete Wi-Fi scomparirà di device e quando andrò a vedere sul Robin, che è l'interfaccia, scoprirò che ci sta un nuovo dispositivo. Da Robin praticamente cambio le proprietà e imposto come funziona quel dispositivo ed è pronto all'utilizzo. Questa è una modalità abbastanza semplice per installare un sistema di domotica rispetto ad esempio X10, che ha bisogno di alcune configurazioni anche a volte manuali di collegamento di cavi, o altri protocolli che addirittura bisogna utilizzare delle centraline apposite, poi ripassare dei cavi, far passare dei cavi e quindi smontare tutto. Quindi in effetti tutto questo si può montare velocemente, facilmente e diciamo in una maniera anche accessibile pure a livello economico, perché non bisogna fare lavori di ristrutturazione in casa.
Vediamo Robin. Robin in effetti è un altro acronimo che significa Remote Object with Bidirectional Interface on Network. Cioè è un sistema con un'interfaccia bidirezionale che si trova sulla rete locale per collegarsi ad altre, quindi è un oggetto remoto. Allora, è un'interfaccia grafica, è in realtà, il che è importante, perché ad esempio alcune applicazioni attuali di domotica che mi mandarono dopo Linux Day funzionano in effetti con un sistema di refresh ogni 5 secondi, quindi praticamente non è rapido. Quindi non so se riusciremo a farlo funzionare, perché probabilmente si è riscollegato. Però se si vede che se si preme il pulsante, subito si accende la luce, lo spingo, in meno di un secondo è spinta. Configura Alfred, perché come abbiamo detto, dentro la ALI abbiamo praticamente con Robin possiamo aggiungere le proprietà, modificare i dispositivi, cancellarli, fare quello che vogliamo. Non necessita di installazione, questa è una cosa molto interessante, cioè da qualsiasi dispositivo posso sempre collegarmi senza installare nulla. Quindi è abbastanza semplice utilizzare, utilizzo tanto di cose, perché è basato su HTML5. Questo qui è un esempio di Alfred, di Robin. Abbiamo sempre degli interruttori, abbiamo l'impostazione dei timer, possiamo eliminare il dispositivo, qui possiamo aggiungere un dispositivo, questa prima versione è abbastanza vecchia. Quindi vedete, qui possiamo aggiungere un dispositivo con le proprietà, quando arriva un nuovo dispositivo, e qui abbiamo sempre dei sensori che danno una percentuale e danno il valore con effettivo. Quindi abbiamo diciamo un effetto visivo e un effetto percentuale. Un esempio della comunicazione con Robin che avviene tramite WebSocket è ad esempio mandare un nuovo stato a uno switch che è fatta con questa semplice stringa, cioè inviando alf set switch con l'id dello switch, che in effetti è il contenuto del database che contiene Alfred Core, la porta e lo stato di cui lo vogliamo mettere, praticamente Alfred si imposta, cioè il dispositivo si setta. Oppure un update dei sensori su Robin. Ad esempio Robin update meter sensor, sempre id, porta e valore. Automaticamente questa stringa viene mandata praticamente dal device all'Alfred Core. L'Alfred Core lo reindirizza a Robin. Robin praticamente ci dà anche la risposta. Diciamo, il sensore è un po' più complicato come funziona, perché ha vari passaggi rispetto a inviare degli switch. Anche per questo sono ancora separati per il momento. Vediamo Voice. Voice non è stato ancora implementato, o meglio c'è stata una prova l'anno scorso e funzionava, ma adesso vedete, avendo cambiato tutto da quando ho fatto il contest, no, non è stato ancora implementato. Allora possiamo pensare di utilizzare le Debian Accessibility, che si trovano in qualsiasi Debian, però praticamente avrebbero un valore molto ristretto sulle funzioni applicabili. Però pensare di utilizzare quello classe dei git API, però ciò non va bene con la filosofia del prodotto, non vogliamo che quello ci stia. E quindi è uscito un paio di settimane fa Sirius, che è il corrispettivo di Siri, però open source. Questa dovrebbe essere una soluzione molto interessante, lo devo ancora provare per bene, però ha un database in cui prende si possono inserire delle funzioni specifiche, quindi esempio tutte le funzioni di Alfred, e automaticamente funziona, è interfacciabile con qualsiasi tipo di lingua, perché in effetti si basa su un altro software che gira su Linux, sempre di accessibilità. In effetti potrebbe essere questo il futuro. Vediamo quali sono i principi su cui si basa Alfred. Allora, Alfred è open source. Cioè, qualsiasi software, quindi non ho ancora ben deciso le licenze, se GPL, Creative Commons, probabilmente Creative Commons, vari sarà. E quindi ogni singola cosa, ogni singolo software è open. Ciò perché è importante? In questa maniera, un utente che vuole di più dalla sua piattaforma lo può dire perché può riprogrammarlo. Ah, un altro è già pronto, ad esempio, ma può inserire delle funzioni aggiuntive che non erano previste inizialmente. Ad esempio ho previsto un sensore di temperatura, lui può aggiungere una cosa completamente differente che non oso immaginare quello stesso.
E la stessa cosa è open hardware, cioè basandosi sullo stesso protocollo che utilizza Alfred, posso creare hardware differenti, quindi qualsiasi cosa la posso collegare in effetti ad Alfred. E poi è mega friendly, appunto, questo fatto che prende, posso cambiare, modificare, riutilizzare tutto. In effetti, come disse LinuxD, l'idea finale è quella di creare una sottospecie di forum come embed per la condivisione di questi tipi di progetti, in maniera tale che praticamente in un giorno una persona che è, diciamo, un napo può vedere un progetto già fatto su questo forum e riprodurlo. E quindi, diciamo, far espandere questo sorta di universo che è Alfred. Poi Alfred deve essere sicuro, questa è una cosa fondamentale. La nostra casa verrà collegata ad internet ed è facile vedere che l'Internet of Things è una delle cose più fallate del mondo dal punto di vista di sicurezza. Poi deve essere affidabile. Affidabile perché naturalmente la nostra casa, appena non posso più entrare in casa, oppure posso trovarmi tutti i dispositivi accesi, consumo tantissima corrente elettrica. E poi deve essere semplice. Semplice per il fatto che la fascia di utilizzo deve essere l'utente, non esiste un utente medio, deve essere chiunque, dalla persona che non capisce niente dell'informatica al professore universitario, ricercatore, dirigente di azienda, CEO, non lo so, di qualche azienda, di questa azienda informatica. E poi deve essere rispettoso della privacy. Questo è un punto che ho aggiunto adesso rispetto all'inizio di su questo fatto di queste nuove leggi che stanno uscendo, non si capisce bene tutto questo qua. Quindi Alfred non ci deve spiare a casa. Alfred utilizza dei servizi web, ma questi servizi non ci devono spiare in alcun modo. Non deve essere utilizzato niente, al più deve trovarsi in locale. Questo infatti è un passaggio che qui non ho messo, ma prima Alfred funzionava utilizzando il server di embed. Attualmente i server sono stati trasferiti tramite Tornado, stesso sulla rietta, quindi in locale. Tutto questo ci permette di, diciamo, dare sicurezza su ciò che noi diffondiamo su internet. Diciamo, per me è una cosa pura che ci sia così. E quindi questo in effetti è Alfred, from your workbench. Quindi dalla tua prima linea del tuo famoso lavoro fino alla tua casa. E quindi questi qui sono hashtag Facebook e il sito, che attualmente non esiste ancora quello ufficiale di Alfred, penso che il mese prossimo ci sarà. E con questo in effetti ho finito con la presentazione. Adesso vediamo se funziona. Allora, praticamente adesso tanto. Ah, non si vede. Eccolo che è uscito. Sì. Allora, tutto schermo, ok. Allora, adesso andando su Arietta. Arietta.local 7080. Vediamo se il server risponde. In effetti sto avendo problemi con il wifi perché non mi dava l'IP. Probabilmente questa rete sarà anche scollegata. Probabilmente sì. Vediamo un attimo se la vinco. È stato scuro. Ok. Proviamo un attimo a dare gli attacchi con l'IP senza passaggio. You're not connected. Vabbè, allora, vediamo un attimo la basta che sto in LAN. Vediamo un attimo se da Robin riesco. Magari lo vediamo nel buio. Facciamo vedere nel buio. Risolvere il problema insieme. Comprami un router. Ok, allora vediamo. In effetti il dispositivo deve essere reato. Quando io, diciamo, sapevo l'interfaccia Robin, attualmente quel fatto del server in effetti non è stato ancora ben implementato, cioè esiste una, diciamo, pre-release alfa, non esiste una funzione che tiene il server per il WebSocket stesso sopra Arietta. Utilizziamo questo e vediamo se va. Ok, mi collego. Automaticamente ho la mia configurazione di come ho disposto qui. Teoricamente se accendo questo dovrebbe accendersi una lampadina, ma non vale, perché ovviamente si è stato scollegato. Infatti.
Proviamo un attimo ad avviare, vediamo se... Praticamente manda l'IP al mio device, quindi praticamente non riesco a collegarmi. Attualmente praticamente sta configurando questa antenna Wi-Fi, possiamo vedere nel pomeriggio teoricamente, e tramite questa antenna lui si collega sopra Arietta. Adesso se si accendono due lucine, no, si è accesa una sola, non riusciamo ad avere l'IP. Vabbè. No, il problema del mio router è che non mi riesce a dare l'IP. Perché tutto questo mio telefono, questo computer, non... ho messo il nome mio perché tu non andavo. Diciamo questi problemi di connessione. Vabbè, sì, comunque no, infatti non va. Però ti crediamo che funziona. Sì, no. Prima l'ho fatto accendere, non so se avete visto. Prima che l'ho accendere adesso. Vabbè, fa niente. Ecco, questo è finito, cioè non abbiamo nessuno. Posso farti qualche domanda? Sì, certo. Quello pomeriggio, non so se c'è il tempo. Sì, sì, certo. Ah, ok, perfetto, sì. Diciamo, in generale, per tutte le escursioni di tipo mobile, io ho sempre avuto un po' di perplessità sul discorso della trasmissione, no? Perché, sostanzialmente, quando noi andiamo a collegare i nostri devices da casa, eventualmente anche la centrale di sicurezza, al nostro sistema, dicevo, ho sempre avuto un po' di perplessità su domotica funzionante in ambiente wireless. Questo perché quando noi andiamo a mettere tutti i nostri devices e anche eventualmente la centrale antintrusione collegate su questo tipo di canali di comunicazione, evidentemente con dei jammer e anche con dei macheraggi che sono i canali di comunicazione, diventa molto semplice entrare in una casa, perché anziché dover forzare una porta, a quel punto un eventuale malintenzionato ha la possibilità, come dire, hackerando la soluzione, di entrare ancora di più con Wi-Fi rispetto agli XP, che poi hanno invece tutto uno standard completamente chiuso. Come ti poni, siccome hai posto nel tuo elenco due punti, sicurezza, no? Come ti poni da questo punto di vista, l'attenzione che metti, quali sono, come dire, gli accorgimenti che stai predisponendo? E la seconda domanda te la faccio subito, così mi rispondi entrambe: mai pensato di utilizzare per la dashboard soluzioni come Zappix? Non so cosa sia. È una soluzione open source, stile Nagios, però già pronta, non da... Per la prima domanda, adesso forse si è collegato, sì? Allora, vediamo un attimo. Allora, sì, sulla sicurezza, Wi-Fi. Il Wi-Fi in effetti è vero, si può attaccare a un Wi-Fi e avere dei problemi. È previsto in futuro di inserire un sistema che, se ci sono dei problemi di connessione su questo Wi-Fi, quindi o la rete è assente o ci deve stare un'intrusione tramite jammer, automaticamente i dispositivi si porteranno in modalità di sicurezza, diventano offline. La stessa soluzione può essere: ok, io ho paura del mio Wi-Fi, qualcuno può venire, utilizzo X10, si interfaccia con Alfred. Quindi praticamente il sistema, diciamo, è molto scatolato come cosa. Ed è previsto tutto questo, perché io mi sarei preoccupato più di non tanto il Wi-Fi, perché non deve avere un jammer, ma Alfred è collegato ad internet e funziona, perché da qualsiasi parte del mondo mi posso collegare. In effetti potrei attaccare l'indos di DOS direttamente a Arietta. E quindi poi ci saranno in futuro una serie di prevenzioni che faremo, sicurezza, che la farà lui. Un attimo se adesso va. Per la seconda, potrebbe essere che Alfred venga utilizzato in applicazioni industriali o negli enti pubblici delle scuole. Potrebbero darsi mille interruttori. Potrei interfacciarmi con il mio telefono, che ha uno schermo di 4 pollici e mezzo, come faccio a vedere questo? E c'è un'interfaccia che si potrebbe chiamare Chimera, che sto sviluppando, che darà tutta la nuova generazione di Alfred su cui sto lavorando, questa qui con Wi-Fi. Ed è, diciamo, con un concept grafico molto diverso da questo qui, ma è qualcosa che attualmente probabilmente nessuno utilizza, perché non è stato mai inventato uno stile di quel tipo. È molto basato su ragnatele, grafi, si sposta direttamente in
ingrandisce. È tutto stile HTML5. Come concept di pulsanti sono rotondi. Ogni pulsante dà delle informazioni soltanto sul fatto che è rotondo. Si preme, si illumina internamente, si toglie, parte un timer, si vede tutto in maniera grafica e intuitiva. Tutto questo poi, ad esempio, qui dentro Robin non era prevista la suddivisione in stanze. C'erano soltanto gli effetti dei bassi che ho collegato. Lì invece c'è una ragnatela di tutte queste cose fatte ad albero che dicono ok, questa stanza è associata a questi dispositivi. Ho questi dispositivi. In effetti se premo poi 5 secondi, questo dispositivo si sposta e si può mettere su un'altra stanza, in automatico, perché è tutto virtuale. E questa è una cosa, diciamo, su cui andrò avanti. Lo stesso logo di Alfred, del resto cambierà. Perché la DC penso che mi possa... E questo è molto carino, però penso che la DC mi possa denunciare per copyright, perché la non è la stessa. E non so, ci sono altre domande? Tu hai detto che nel momento in cui io posso creare la casa, sì, Alfred lo riconosce e manda tutto il nostro avanti. Questo in che senso? Cioè, che modo? Allora, come... diciamo che questo fatto, diciamo, è molto, non è che già è stato realizzato. La risposta che ti posso dire è: ho un'intrusione, questo tipo di intrusione è rilevabile. Ad esempio, ho un segnale in decibel che è differente sulla mia antenna Wi-Fi fatta su una statistica di un anno di 10 anni. Quindi praticamente posso sapere se ci sta un errore su quella connessione. In maniera a questa cosa, il dispositivo può rilevare che c'è un errore. Avendo questo tipo di errore, mi dice ok, attenzione, riporti una modalità di sicurezza, che è quella prevista a priori dall'utente che probabilmente si potrà impostare, e in quel caso praticamente dica ok, quando torna il mio padrone di casa manualmente mi rimposta, resetta il dispositivo e ritorna tutto normale. Questo dovrebbe essere un'idea di come funziona. Attualmente c'è tutto molto in fase di sviluppo, cioè, sono solo io che ci lavoro attualmente. Volevo solo sapere, ma che tipi di switch uso, cioè come ti interfaccia dai 5 volt al 20. Allora, per gli switch, adesso disalimento un attimo. Allora, è un fattore, non è questo, è questo. Allora, è una cosa abbastanza interessante questa. In effetti, come abbiamo detto, utilizziamo Arduino o un embed per i device, quindi altre piattaforme open. Primo, sono conviene utilizzare non i 5 volt ma i 3.3 perché sono più standard dell'interfaccia. Secondo, possiamo collegarci quello che vogliamo, in effetti, per portarci ai livelli di tensione che vogliamo. Attualmente il maggiore sviluppo è sugli SSD, Solid State, no, SSR, Solid State Relay, cioè relay a stato solido. Eliminare i relay elettromeccanici. Primo, perché i relay elettromeccanici costano, si usurano nel tempo. I relay a stato solido si riescono a costruire anche in maniera molto artigianale, diciamo, e a un prezzo molto accessibile per le loro caratteristiche. C'è questa scheda che questa scheda qui che ho utilizzato per il contest, quindi diciamo già c'è pure un'interfaccia che si può montare sopra Arduino, dovrebbe portare sugli 8-10A, quindi era 220 volt. Quanto costa? L'insieme di tutta la scheda, ma credo che non arriviamo a 3 euro. 3 euro. Quindi per ogni dispositivo però non sarà questo? No, questo è per ogni pezzo che vogliamo mettere. Poi, se dobbiamo fare un conto totale, diciamo che se utilizziamo una nucleo, sono 8 euro di nucleo, e un'antenna poi fa 2 euro, diciamo che con 15 euro abbiamo 4 interruttori. In effetti è accessibile rispetto a quegli altri che stanno la Beticino, soltanto l'integratore sta 50 euro per connettere le due parti. La rietta o qualsiasi altra scheda, se utilizzo quel computer di casa teoricamente, costa 30 euro circa. E in effetti l'idea poi, questi qui sono tutti colori, ma in effetti presi
come utente finale, ma se fosse in produzione su 1000, 2000, 3000 dispositivi di questi non costa nulla. Però il vantaggio comunque è che, ripeto, non è detto che bisogna utilizzare forza questi, voglio vedere l'elettromeccanico, ho già la shield per Arduino con l'elettromeccanico, la monto, finito, ho il mio dispositivo Alfred, basta che carico l'A di sopra, insieme le pile e tutto è andato. Ci sono altre domande? Questo è un esempio di progetto open source, no? E quindi aperto alla comunità mondiale. Come sta andando a livello, come contributi all'esterno? Cioè, tu riesci a collaborare? Ci sono altre persone che hanno cercato, che collaborano con te su questa cosa? Allora sì, proprio prima Salvatore ha detto fino a un po' di tempo voglio lavorare all'Alfred. Il discorso è che siamo senza soldi. E la cosa poi fondamentale per poter andare avanti. Quello che io voglio e pretendo, che l'unica cosa che Alfred non sia mai una startup. La mia fissazione non debba essere una startup. Siamo pieni di startup. Come collaborazioni, in effetti, ci sono state anche altre persone da fuori che volevano lavorare. Pure perché il progetto, in effetti, si trova qui in Italia, come sviluppo principale perché ci sto io, ma è stato presentato negli Stati Uniti per il contest. E già lì, stesso dall'editoriale, dicevano ok, ma ci scrivi un articolo sopra, perché pubblicavo su Pixel Rosoletto, quindi su una lista mondiale. E anche poi su Facebook si inizia a dire, perché abbiamo pagina su Facebook, persone che non sono italiane mettono like. Effetto è ancora molto poco diffuso, abbiamo raggiunto anche l'Australia. Proprio perché sei un esempio di open source project. Cioè, quali sono i canali per cercare di diffondere l'open source? Perché l'open source vive se c'è una comunità di sviluppo, se no non riesce a vivere l'open source. Questa è una cosa importante, la comunità di sviluppo di Alfred non esiste ancora. Il sito non è ancora pronto, perché anche il sito sarà con quell'interfaccia stile Chimera che dicevo prima. Diciamo è molto implementato verso il futuro, come l'idea è quella di imitare tutto in web, perché mi piace quella loro mentalità, è un po' quella di Yola. Quindi unire il together di Yola e dire ok, il mio utente vorrei questo, lo realizzate? Ok, possiamo pensare, lo mettiamo in lista. Io utente ho avuto questo problema, ok, mettiamo in lista. Dall'altra parte avere praticamente una comunità che si occupi di fare questa lista, di risolvere questi problemi che ci sono. Come canali, questo ci sarà il sito su cui si utilizza, sul sito di Embed ci sarà la ADI e poi la manderò anche ad Arduino, quindi probabilmente per i primi periodi sarà molto su GitHub e poi dopo si trasferirà tutto il Git sul sito Alfred, che non so come si chiamerà, seguoalfred.org, ma non è certo. E con questo niente, ci sono altre domande ancora? No, Marcello, no? Speri no, Aspetta, ok, no, ci tengo questa domanda. Vabbè, comunque oggi pomeriggio da programma c'era questo un enhanced di Alfred, quindi due queste domande qua, in effetti c'era tempo e abbiamo fatto. Con questo filo, vi ringrazio della. Spegni tutto. No, tra l'altro, vabbè, come ricordava Giovanni, a parte